conoscevi molto bene Cristian Michalizzi, una delle vittime? Tutti, perché lavoravo in Siremo, ho lavorato un po' di anni con loro. Conoscevo Cristian perché era un compagno di classe, era un amico a tutti gli effetti. Abbiamo fatto la scuola assieme, siamo stati assieme imbarcati. Conoscevi anche gli altri? Sì, certo, conoscevo il giovanotto di macchina, conosco il giovanotto di macchina, ancora è vivo, conosco il nostro uomo che ha avuto l'incidente, conosco tutti perché ho lavorato con questa società. Che persone erano? Bravissime, bravissime persone. Cristian è veramente bravissima persona, Puccio pure un bravo ragazzo, un ragazzo che c'è in ospedale, il caporale pure una bravissima persona e Gaetano pure, senza parole. Ma tu che idea ti sei fatto di questa vicenda visto che lavori a bordo? Non ce n'è idea, le idee al lavoro, quando sei a bordo è un'altra cosa, non è come se lavori in un ufficio e magari ti sposti. Sì, ma secondo te in quella camera stagna che cosa è successo? Sicuramente quando si è aperto il boccaporto sarà uscito la parte di veleno che l'ha avvelenato e l'ha soffocato all'istante. Non ero presente, quindi non posso dire quello che è successo, come sono stati fatti. Magari mi sono fatto l'idea che tutti sono morti perché ognuno salvava l'altro, voleva salvare chiunque, perché la foga di salvare un'altra persona penso che l'avrebbero fatto tutti, pure io stesso se mi trovavo là l'avrei fatto pure io. Il veleno da cosa è stato provocato? Ma le navi sono fatte di pittura, i gavoni ci sono, c'è pittura, c'è vernice, quindi giustamente emanano il veleno delle sostanze tossiche, è normale.